Nascondino, è un gioco da fare in gruppo, all'aperto o al chiuso. Si sceglie una persona che deve contare con gli occhi chiusi, rivolto verso un muro, e deve contare fino a 50, e il resto del gruppo si deve nascondere. Vince chi fa tana nel luogo in cui la persona aveva contato. La campana. Il giocatore che inizia lancia nella prima casella il proprio sassolino. Il sassolino deve atterrare all'interno della casella senza toccare nessuna linea o uscirne fuori. Il giocatore quindi saltella su un solo piede di casella in casella lungo tutto il percorso, ma senza mai entrare nel riquadro in cui è preso nel suo sassolino. Acciapparella. Un giocatore si metteva al centro e contava fino a 10. Gli altri giocatori dovevano scappare e cercare di non farsi prendere in un'area delimitata. Lo schiaffo del soldato. Lo schiaffo del soldato non ha bisogno di nessuna attrezzatura, consiste semplicemente nel far girare una persona o comunque nel coprirle la visuale, mentre una persona scelta tra il gruppo le colpisce una mano e gli tiene libera la schiena. Chi sta sotto deve poi indovinare chi ha tirato lo schiaffo. Se indovina, scambia il posto con chi è stato coperto, altrimenti deve stare sotto un altro turno. Mentre la vittima cerca di indovinare chi lo ha colpito, tutti gli altri di solito fanno roteare un dito in aria. Il gioco della ruota. Si può rotolare una ruota di bici senza raggi e rincorrerla senza farla cadere. Belle statuine. È un gioco di gruppo. Si sceglie un giudice che chiudendo gli occhi recita una frase. E come smette, tutti i bambini devono restare immobili come statue. Chi si muove perde. Il bambino che arriva prima al giudice vince. Sulla pesce c'è una pendenza di pietra liscia dove si scivolava come su uno scivolo. Oggi esiste ancora e si trova in piazza Municipio. Palla magica. Il gioco consisteva nel lanciare una pallina contro il muro per poi riprenderla con particolari prese e posizioni del corpo che corrispondevano a particolari comandi. Più si andava avanti, più le prese erano difficili. Mazze che in triturno consiste nel tirare su due sassi messi uno sopra l'altro in modo che uno sia piano e l'altro sia appoggiato sopra l'altro, un pezzo di legno e riuscire a far saltare il sasso nel segno obliquo e poi lanciarlo con una secca il più lontano possibile. Strega comanda color. La partita inizia con un giocatore che interpreta la strega, la quale pronuncia la frase strega comanda color, seguita dal nome di un colore, per esempio strega comanda color verde. A quel punto gli altri giocatori dovranno cercare un oggetto del colore indicato e mettersi in salvo toccandolo. Regina e Reginella. È un gioco praticabile in gruppo. Si sceglie un bambino a sorte che fa la regina e lei ha il compito di dire al giocatore un certo numero di passi, un animale associato. Il giocatore deve seguire il numero di passi assegnato e imitare bene l'animale. Vince chi arriva per primo dalla regina, così da diventare regina a sua volta. Rex è un gioco che consisteva nel disegnare un quadrato a terra diviso in altri quattro quadratini e poi lanciare le formelle del pantalone. Se la formella andava sulle linee, perdevi, mentre se entrava dentro, vincevi. Ruba bandiera, ci si dispone su due file e ad ognuno veniva assegnato un numero e quando si sente urlare il proprio bisogna correre a rubare la bandiera tenuta dal capogruppo. Vince chi riesce ad impossessarsene e tornare al proprio posto. La carriola. Si tracciano per terra una linea di partenza e una di arrivo. Un bambino tiene le gambe del suo compagno che cammina sulle mani in modo da formare una specie di carriola. Tutte le carriole cominciano la gara con le mani del bambino sulla linea di partenza. Al via i bambini devono arrivare il più velocemente possibile al traguardo. La carriola che cade o non resiste viene eliminata. Obiettivo: vince la carriola che arriva per prima al traguardo senza essere caduta. Mosca cieca.
È un gioco da fare in gruppo. Un bambino viene scelto a sorte e viene bendato e deve riuscire a toccare gli altri bambini non bendati che si possono muovere liberamente. Quadrato. C'era un quadrato diviso in quattro quadratini. Ogni facciata conteneva tre persone. Ogni 5 secondi dovevano ruotare e la persona che si trovava al centro doveva cercare di raggiungere un angolo. La persona che rimaneva fuori doveva andare al centro e così via. Zomba cavallo, lo svolgimento è molto semplice, prestabilito mediante una conta, il giocatore che farà da cavallina, colui che restando fermo con le mani poggiate alle ginocchia e la testa in giù ben coperta da eventuali contatti con i saltatori, assume la posizione del noto attrezzo ginnico, fungendo come appoggio, attenti i compagni di gioco che, eseguite una breve corsa, poggiandogli le mani sulla schiena, si danno slancio per scavalcarlo mediante un salto a gambe divaricate. Per non essere penalizzati a fare la cavallina, i saltatori non devono toccare l'avversario in nessun altro modo. Le figurine. Si mettevano in gioco le figurine panini e con un movimento particolare della mano, loop-wop, bisognava farle girare di faccia. Chi riusciva a far girare la carta la rubava all'avversario. Più si andava avanti e più il bottino era alto. Palla avvelenata. Il battitore, dovessersi posizionato ad una determinata distanza, lancia la palla verso i partecipanti cercando di colpirli. Ogni qual volta che il battitore colpisce un partecipante, questo diventerà morto, dopodiché esce dal gioco. 1, 2, 3, stella. Gioco da fare in gruppo. Il capogioco deve voltarsi verso un muro. Gli altri giocatori devono mettersi allineati e andare in avanti, fin quando il capogioco finisce di dire 1, 2, 3, stella e si gira verso i giocatori. Chi si muove viene squalificato oppure fa qualche passo indietro. Vince chi fa stellone toccando la spalla e la schiena del capogioco. Gioco delle biglie. Si faceva una buca nel terreno e si buttavano all'interno. Chi è che le faceva entrare dentro vinceva. Gioco delle pietre. Consisteva nel tirare una pietra a testa. Il giocatore che lanciava la pietra più lontano vinceva. Il gioco degli scatoloni. Venivano messe delle scatole al centro e loro si mettevano uno sopra l'altro a formare un ponte. Cadevano senza farsi male.